Catania oggi ti accoglie calorosamente, cosa si prova a sapere che tanta gente è venuta qui per incontrarti? Mi sento onorata, privilegiata ed è una sensazione che mi accompagna da quando sono uscita da Amici, perché sono stupita dall'affetto della gente. Per me è fantastico, perché poi la cosa che più, diciamo, ritorna in quello che mi dicono è il fatto che si sono riconosciuti nelle storie che ho raccontato, e per me è la cosa più bella che potesse esserci. Sei l'unica concorrente di Amici 2019 con un tour in programma che partirà ad ottobre. Sì, abbiamo queste due date, il 6 ottobre all'Alcatraz di Milano e l'11 ottobre all'Atlantico di Roma. Sono felicissima, mi hanno detto che sono quasi sold out, mancano veramente pochi biglietti, quindi io non lo so, cioè mi sembra di sognare, non riesco a realizzare. Quello che posso promettere è che farò del mio meglio e cercherò di organizzare la festa più bella che ci sia, per poter ringraziare tutti dell'amore che mi viene dato. Cosa consigli ai giovani di oggi che magari vogliono provare ad entrare nel mondo della musica? Reputi sia davvero importante far parte di un talent show? Guarda, io quello che credo sia importante è capire, cercarsi, nel senso, io ho fatto tanti lavori e non ho paura di continuare a farli, cioè ho lavorato al call center, ho fatto l'animatrice, ho fatto la cameriera, ho fatto tante cose, ma so che la musica fa parte della mia vita, scrivere fa parte della mia vita, so che ogni giorno mi metto a scrivere, ho il mio diario, perché mi serve a me, perché serve a mettermi in contatto con le mie emozioni e a capirmi, perché tante volte no, siamo difficili, cioè non siamo una cosa sola, siamo tanti colori dentro, e quindi per capirli io avevo bisogno di mettermi a scrivere. Questa cosa mi ha accompagnato sempre, anche quando facevo tutt'altro. E quindi è stato automatico, cioè fare questo, cioè nel senso, farò sempre canzoni a prescindere dal fatto che possano aver successo o no. E quindi l'unica cosa che mi sento di consigliare, se proprio devo dare un consiglio, è fare quel che ci fa stare bene e non avere troppe aspettative. E poi se le cose devono andare, vanno. Inoltre tu vanti già collaborazioni con grandi della musica come Tiziano Ferro e Nina Zilli. Come sono nate queste collaborazioni? Ma guarda, quella con Tiziano Ferro è nata proprio per necessità di sognare, nel senso che avevo già fatto un Sanremo Giovani a 17 anni che era andato male e non era successo niente, e dopo variate, diciamo, prove, nel senso che continuavo a scrivere, non andava, provavo a bussare alle case discografiche, non mi aprivano la porta, eccetera. Questa cosa è durata un paio d'anni. Ho detto, ma chi è che mi potrebbe capire? Nei miei sogni c'era l'idea che lui mi potesse capire, quindi che faccio? Io sono di Aprilia e lui è di Latina. Aprilia è in provincia di Latina. So dove il padre aveva uno studio di geometra, faceva il geometra, credo. E credo che lo faccio il corso. E quindi sono riuscita a fargli avere questo disco con tre demo e una lettera. E dopo un anno stavo facendo un matrimonio a Viterbo, perché dovevo lavorare, dovevo guadagnare dei soldi. Mi chiama un numero sconosciuto ed era lui, era Tiziano Ferro, che mi diceva: guarda, ho ascoltato le tue canzoni, mi piacciono, vorrei sentirne altre. E quindi secondo me è una bellissima storia da raccontare, perché credo che poi credere nei propri sogni, inteso quando c'è qualcosa che ti fa star bene, quando hai un'esigenza e questa cosa ti fa star bene, ti fa essere felice, bisogna seguirla, perché poi le cose, se devono succedere, succedono. Cioè non avrei mai pensato che mi avrebbe risposto, invece vedi, dopo un anno mi ha richiamato e è una gioia infinita. Squadra del cuore, so che hai fatto calcio e tennis da ragazzi. Sì, assolutamente, forza Roma per sempre, cioè Totti è tipo, boh, non so, è il re di Roma, quindi.